Mercatopoli di Parma Sud, un'altra storia, un'altra avventura, un luogo dove grazie al suo parcheggio consente ai clienti di arrivare e poter acquistare e portare via anche oggetti di grandi dimensioni, per esempio mobili di grande pregio, qualità, perché no anche sfiziosi. Ciao, mi chiamo Solime Alessandro. Il Mercatopoli che gestisco si trova in zona Alberi di Vigatto, a 2 chilometri dal campus universitario, in via Gianpietro Sardi, numero 3335. Ogni storia di Mercatopoli è una storia a sé, perché il gestore determina gli acquisti, gli oggetti, le cose più belle da poter vedere e offrire al pubblico, e ognuno lo fa secondo la sua sensibilità, il suo gusto, la sua cultura, e così è sempre un'avventura diversa in ogni Mercatopoli d'Italia. La nostra avventura Mercatopoli è iniziata circa a fine 2004, dove si è cercato di mettere in un ambito chiuso quello che prima veniva fatto all'aperto, e quindi il mettere tutte queste attività all'interno di un negozio, di un grande emporio dove potevano essere esposte queste cose. Circa 6.000 libri esposti. Per me che sono un bibliofilo, una tentazione da impazzire. Chi mi conosce sa anche che io sono un buon cuoco e una buona forchetta, e qui non ci sono cibi esposti, però è pieno di attrezzi per cucinare e per cucinare bene. Che tipo di prodotti ci sono esposti? Trattiamo una svariata tipologia merceologica, dall'oggetto al libro, al quadro, al mobile, all'abbigliamento, al vintage, alla borsetta, all'elettrodomestico. Tutto assolutamente selezionato, curato, funzionante, in ottimo stato, cercando di contestualizzarlo nel migliore dei modi, quindi cercando di creare degli ambienti dove il libro naturalmente sarà staccato dall'elettrodomestico piuttosto che dal vestito. Piace pensare di essere molto forte nel reparto mobili, dopodiché anche l'abbigliamento, ci sono tantissime cose, tantissime chicche che in altri contesti sarebbero difficilmente recuperabili. Mi piace pensare di vendere la singolarità, mi piace pensare di vendere quel prodotto che altrimenti non troveresti. Ok, vi mancano 45 giri la vostra collezione? Beh, qui forse è l'occasione di trovare cose introvabili, cose che avete perduto di quando eravate ragazzi, o qualcosa che potrebbe essere importante da regalare a qualcuno appassionato di scenografia d'epoca. Ah, i pesci in vetro soffiato, gli oggetti in vetro soffiato. Quanto tempo resterà ancora con noi questo bellissimo oggetto? Non si sa, non lo possiamo sapere. Allora affrettatevi a venire a prenderlo.